Vorrei solo sottolineare che quel giorno non ero in perfetta forma, ma vi posso assicurare che i canti della Jesus Dance sono i miei preferiti. Li ballo sempre con Pietro. Tutti i giorni ci diamo appuntamento per perfezionarci. Io sono Alessandro e modestamente sono un grande ballerino. Un grande appassionato della Jesus Dance. In campeggio. Non ho mai fatto arrabbiare gli animatori. A tavola mi sono comportato secondo Galateo. Devo dire inoltre che sono il miglior capo gorilla al mondo. Tribù di gorilla, sono tutti gorilla, e fra di loro, si vede, vero? E fra di loro ce n'è uno che abbiamo scelto, perché questo è un gioco di intelligenza, di arguzia, devi cercare. No, invece devi essere svelto a capire, perché uno di loro, praticamente, e farà da capogruppo, cioè quello o quella che si dimena e urla più forte di tutti gli altri. No? Uno, due, tre. Mi raccomando, dai, ti aiutiamo un po' su questa zona qua, su questa zona. Hai capito un po' che lì si muovono di più. Uno, due, tre. Dai, adesso. Stai avvicinando. Una prova come prima, ok? Allora, voi dovete fare un po' più piano e Ale un po' più forte, come abbiamo provato prima con il micro, ok? Uno, due, tre. Questo è il terzo decisivo, mi raccomando, eh? Allora, uno, due, tre!
Ciao, sono Anita. Nel campeggio non mi avete notata perché non amo mettermi in mostra. Sono una ragazza timida. Vado a letto presto e se qualcuno mi legge una storia mi addormento subito. Non mi piacciono i giochi violenti, diciamo troppo maschili, quelli in cui c'è contatto fisico. Ecco, non farei mai giochi del genere. Invece amo la montagna e non mi stanco mai di camminare. Ovviamente non troverete mai uno sguardo lamentoso, perché quando decido le cose le porto avanti. Scusa Anita, avevi detto che non ti saresti lamentata. Sono stabile nell'umore. Direi che sono capace di gestire le emozioni. Piangere davvero. No, davvero? Lui mi sta piangere, donna. No, lei non va apposta. No, no, lei è naturale così. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Tua zia, tua mamma e la tua fidanzata. Ok? Allora, la prima nanina, che è tua nonna. Dove dai bacio alla nonna di solito? Io? Io sul palmo della mano. Ok. Di solito sta in fronte generalmente. Hai ragione. Taglio un bacio. La seconda è la tua zia. Dove la bacia la zia? La zia non la bacio. A volte si bacia sul palmo, sulla mano. E gli un bacio sulla mano. Poi? La mamma. La mamma. Dove si bacia la mamma? Sulla guancia. Prego. L'ultima. La fiancata. Tua mamma. Dove la baci? Sulla guancia. No. Sì. Ecco. Dove la bacia fidanzata? La guancia. In bocca. Dai, un bacio a stampo. A stampo, vero veloce. Dai! È un gioco, Lei è consenziente. Al limite, guarda, Nico, al limite del vabbè. Era meglio fare due. No, ma sono io. You're insecure. Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up.
Facendo ultimamente un sondaggio tra i ragazzi di terza media, notoriamente pantofolai e sdraiati, tra le attività del campeggio il 77% di loro ha scelto le camminate come preferite. Pensate, solo al secondo posto i giochi con il 69% e ahimè le preghiere della sera e del mattino all'ultimo con il 6%. Ho avuto piacere, non tanto ovviamente per il risultato delle preghiere, ma per questo risultato sorprendente delle camminate, che per me, vi dico, sono già preghiera. In fondo cos'è la preghiera se non la contemplazione e il ringraziamento per la vita? E cos'è la vita se non un cammino verso il paradiso? Così le camminate ci insegnano a comprendere tutto questo. La camminata ha un inizio e una fine, e solo questo diventa educativo per un bambino o un ragazzo. I ragazzi hanno bisogno di sapere dove si va, la meta, l'obiettivo, il senso. Solo così si affidano. Certo, il cammino non coincide quasi mai con la cartina e quante volte personalmente sbaglio strada, ma quando tutti sappiamo la meta, allora ci fidiamo gli uni degli altri, di Don Franco e degli educatori. Poi nel cammino ci sta la fatica delle salite, ma anche delle discese. E anche questa fatica, affrontata e superata, costituisce motivo di crescita. Certo, non senza qualche malumore o addirittura improperi più o meno espliciti. Ma tutti sanno che più si fatica e più si assaporano paesaggi meravigliosi. Salendo si aprono orizzonti, termina il verde rigoglioso degli alberi e sopra i 2000 metri è tutto cielo e cime maestose. È la bellezza di Dio. Ma soprattutto nelle camminate ci stanno le relazioni, si approcciano nuove amicizie, si approfondiscono quelle passate. Si dice infatti fare i primi passi,
a identificare gli approcci con nuovi amici, oppure tornare sui propri passi per approfondire con quelli vecchi. Ma sempre di passi parliamo. La radice di passi è passare. Ogni volta che compiamo una camminata facciamo un passaggio non solo geografico ma spirituale. Quanto cambia in meglio il clima del campeggio dopo una camminata? Basta un semplice spirito di osservazione per coglierlo. E questa volta il sondaggio tra i ragazzi me lo conferma. È necessario camminare nei campeggi. Wasabi? Too spicy? Drop a PIC, now I'm trending on IG. Yeah. Hey, if today is not your day, just close your eyes and say fuck, fuck, shitty, fuck, fuckity shit. Then take a deep breath and say it again. Today's gonna be a good day. Gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Gonna be a good day. Get the negativity out of my body.
Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went, he went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. Happy birthday to you. Happy birthday. Come già anticipato dal Don, a fine filmato vi leggo i risultati del sondaggio. Alla prima domanda, quanto vi è piaciuto il campeggio? 23 di noi hanno dato un 10 e 21 un 9. Solo 4 un 7. Nessuna insufficienza. Fra le attività preferite 38 voti per le camminate e 34 per i giochi. Fra le due catechesi, abbiamo preferito il tema dell'invidia. Vi lascio qualche secondo per guardare le motivazioni. Ancora qualche secondo per cosa aggiungeresti o toglieresti al campeggio. Le risposte sono le più disparate, come chi vorrebbe togliere il tempo brutto. Fra i giochi preferiti bulldozer e numeri. L'ultima serata è piaciuta molto. 22, 10 e 29. Solo 3, 7. Rispetto alle regole la maggioranza ha detto che andavano bene così. Gli animatori? Simpatici, ma poco professionali. Sulla questione della confessione 17 di noi avrebbero tentennato, ma alla richiesta del Don si sarebbero confessati e 7 sicuramente. Quindi al prossimo campeggio raga, ci confessiamo tutti. La messa finale è stato il momento di preghiera più bello. E infine vi lascio con le parole sintesi del campeggio e grazie a tutti.